credo che sia un'intuizione bella, anche perché non siamo solo qua a Genova, ma è nazionale. Quindi in 20 regioni dell'Italia si dà questo annuncio gioioso della famiglia che prega per la famiglia, pur sfidando le crisi e le difficoltà. Papa Francesco chiede una cosa alla famiglia, di essere testimone gioioso del matrimonio. Quindi parte anzitutto dai credenti, rimotivarsi, e questo incontro può essere un'occasione di rinnovato slancio per essere gioiosi ogni giorno nella scelta del loro sì. E questo poi, secondo me, naturalmente trasmetterà anche ad altri, almeno le domande, ma perché questi sono così gioiosi? Perché pur essendo dentro le difficoltà e le fatiche trasmettono un calore, e quindi questo momento può essere uno dei tanti momenti della grazia che ti aiuta a rimotivarci. Ma io ringrazio il Signore, ringrazio anche la Conferenza Episcopale Italiana che ci ha, di cui io faccio parte, e porto fra altre cose anche i saluti del nostro arcivescovo che quest'oggi era impegnato altrove, perché io penso che la famiglia sia sempre un segno di speranza, nel senso che è il vero progetto di Dio per la felicità dell'uomo, no? Le primissime pagine della Genesi parlano chiaro, no? E quindi quello che Dio aveva in mente era per la salvezza, per la famiglia. E quindi, certo, in tempi difficili come questi, stiamo uscendo faticosamente da un Covid in cui c'è stata tanta disunione, tante problematiche legate anche al lavoro, alla malattia, la famiglia a maggior ragione è questa forza unitiva, no? che con la grazia di Dio ci può permettere di rinascere più facilmente in un clima di amore e di gioia, ma la famiglia è una parola di speranza da sempre, perché è proprio nella mente e nel cuore di Dio.